Guerra a Gaza. Questa mattina la rete studentesca per la Palestina ha occupato il rettorato dell'Università Federico II di Napoli, presieduto da Matteo Lorito. Il motivo del blitz è dovuto agli accordi e alle collaborazioni intrattenute con gli atenei israeliani, con i quali, a detta dei protestanti, si getterebbero le basi per l'approfondimento di conoscenze utili allo sviluppo delle armi usate a Gaza. Emblematico in questo senso lo slogan esposto: Stop accordi con Israele. La battaglia non sarebbe soltanto temporanea, ma destinata a proseguire fin tanto che non ci sarà una presa di posizione netta da parte dell'Ateneo e del Rettore. Al riguardo è stata indetta una conferenza stampa per rendere pubbliche le loro istanze e sensibilizzare quante più persone rispetto alla centralità di questo tema. Crediamo, noi attivisti e attiviste della rete studentesca per la Palestina, che sia arrivato il momento per la Federico II, per le istituzioni e la società tutta, di prendere posizione contro quello che non abbiamo alcun timore di chiamare genocidio in Palestina da parte dello Stato di Israele. Noi crediamo che l'università debba essere un luogo di scambio di sapere, una palestra di democrazia, e non un luogo in cui, tramite delle collaborazioni stipulate dal Ministro degli Esteri, si scambiano tecnologie che poi vengono utilizzate per rubare la terra, rubare l'acqua ai palestinesi, perché la tragedia del popolo palestinese non avviene oggi solamente, non avviene in questa tragica guerra di genocidio che stanno portando avanti gli israeliani, ma avviene da 70 anni con la negazione quotidiana dei loro diritti.